grazie anche alla collaborazione non solo di Daniele Pacchiarotti, ma di tante persone che hanno lavorato dietro questo grande evento. Tutti si chiedevano perché eri qui oggi, ma c'è un motivo. Ci sei sempre, no? Sì, infatti, oggi in particolare perché ci sono queste splendide amicizie che ho. Che tu hai. Che fortunatamente ho. Ecco, fortunatamente, ma mantienile bene le amicizie perché si perdono in un batter d'occhio. No, assolutamente. Sei qui per un motivo ben preciso. Non perché lo hai dipinto non solo una volta, ma più volte. Beh, bellissima Maria Mosè. È una delle mie più grandi muse ispiratrici, oltre Marilyn Monroe. Daniele, vuoi commentarci un attimo il tuo quadro? Assolutamente. Allora, intanto, in quanto tempo riesci a realizzare un'opera di questo tipo? Allora, premettendo che qui abbiamo prossima collaborazione, io e Maria faremo una mostra già pronta. Ma lei lo sa? Certo, sarà mia allieva. E quindi Maria, come mai questa decisione? Perché mia mamma è pittrice e quindi io amo dipingere. No, lei è un'artista a 360 gradi, questo lo confermo. L'avevi già detto in un'altra occasione. Balla, canta, cioè non lo so dove scrive. Sì, adesso vediamo anche questo nella sua ultima sfilata ha cantato insieme a Angelo Peluso, che salutiamo, ringraziamo ovviamente. Perché è un bravissimo. Prossimamente magari saremo anche con lui presente. Certo, se ci inviti, Carlo. Certo, però dicevamo della tua opera che. Qual è l'ispirazione? Cioè, l'ispirazione. Allora, questo innanzitutto, questo è uno scatto molto. Eravamo in un contesto molto bello, molto intimo. Sai, è uno scatto di Antonello Ariele Martone, che è, diciamo, possiamo dirlo, il tuo fotografo di fiducia, insomma. Sì. Cioè, quindi il mio compagno, come qualcuno forse sa. Vogliamo dire anche il codice fiscale, no? Sì, anche l'IBAN, almeno qualcuno se c'ha, insomma, se qualcuno vuole dare qualcosa. Donazione, bene, certo. Allora, Antonello lo conosciamo tutti, poi vedremo anche degli ispezioni che ci ha gentilmente. Lo racconto io in breve, eravamo in hotel dei bene, perché lui non è praticato. No, però stavo raccontando che eravamo in un hotel e mi è presa questa voglia di trasformarla per un attimo. Infatti uscì un bellissimo articolo nella mia musea, diciamolo, Marilyn Monroe. Bravo, un articolo di due pagine sul settimanale Nuovo, dove io appunto strizzavo un occhio a Marilyn Monroe. Sì, mi immedesimavo in Marilyn Monroe, però diciamo la mia storia doveva essere non con il suo finale, giustamente. Vabbè, insomma, hai deciso di strizzare l'occhio, ha detto bene, però cambiando insomma il finale di questa storia. Bellissimo al questo suo quadro, compleanno, sì, ma questo è il secondo che gli dedico. Però con una donna così bella è facile, secondo me te le scegli belle perché poi è facile dipingere. Ma in realtà la bellezza è un po' in tutti, ovviamente lei è bella, diciamo, per me ha uno stato proprio, sì, in effetti è divertente lavorare con qualcosa di bello, però il bello non è artisticamente, spesso anche il grottesco è molto bello artisticamente, però Maria, che dire, aveva questo scatto che mi aveva già colpito. E poi ho fatto fare anche quell'altro scatto, quel quadro che porto spesso, di Marilyn sdraiata, dormiente. Sì, sì, sì. Questo quadro io l'ho voluto riempire così di gioia, di Swarovski, con questo oro da una parte, bronzo, e se notate sopra, c'è sempre nei miei quadri, forse Carlo tu te ne sarai accorto. I due aloni di luce? No, quello è Laura non c'è, però, nel senso che no, si notano. In questo caso c'è spesso nei miei quadri, comunque un pezzo di aura, perché è la sensazione che mi dà quello, diciamo, la luce che circonda questa persona. Tutti ce l'abbiamo, c'è chi la vede e c'è chi anche non la vede. Sorrisi? La sorrisa è illuminata già di suo, non ha bisogno né dell'aura né di niente, però ha detto che il prossimo quadro la sorrisi lo chiamerà l'illuminata. E quella è un altro tasso, sarà una lampada da salotto. Sì. E quindi niente, volevo immergere Maria in questo mondo un po' complesso. Beh, dai, ci sei riuscito e ti è venuto in una maniera straordinaria. Grazie. Poi non voleva mettermi la cornice in oro perché io a casa ho la
arredamento che li ama molto loro, cioè, ma mi speziavo, ho detto no, devi fare tutto. Sì, eccessivamente, lei oro. Beh, in effetti sta bene la cornice d'oro. Sì, vero? Sì. Sì. Non voleva mettere. Sai che l'oro è il colore dell'anno 2018, poi? Ah sì, il colore dell'anno.